Vediamo oggi, terminiamo l'ultima parte sulle molle, poi faremo un po' di esercizi tra oggi e la lezione di giovedì. Vediamo più o meno di definire come si dimensiona una molla balista. Vi faccio vedere la parte generale oggi, poi la parte che sta contenuta sulle normative, in particolare la norma UNI che vi dà la resistenza delle varie lamine della balista, lo vedremo nella prossima lezione attraverso un esercizio. Il discorso della molla balestra, questi lucidi che mi sono prestati dal collega Broggiato della Sapienza, che sono fatti particolarmente bene, se andate a vedere sul sito della Sapienza li trovate pure. Ma sono molto semplici. In sostanza la molla balestra sfrutta il fatto, è una delle molle che lavora in flessione. Come al solito la molla sull'autoveicolo, in genere li vedete sui veicoli ferroviari, o sui veicoli, sui camion, o sui fuoristrada, questi sono, hanno la stessa funzione dell'ammortizzatore completo, cioè molla smorzatore. Fa tutto la balestra perché sfrutta il discorso della flessione delle travi incastrate. Su alcuni testi trovate la trattazione in cui trovate la trave isostatica con carrello e cerniera e forza al centro, che è la vera, che è il vero modo di operare della balestra in realtà. Noi lo trattiamo con la trave incastrata, considerando come se stessimo trattando metà balestra, lo vedremo poi in dettaglio dopo. Cosa sfrutta la metodologia di dimensionamento delle balestre? Sfrutta questo fatto: quando io ho una trave incastrata, io la faccio a sezione rettangolare, lì la vedete a sezione circolare, ma generalmente la sezione rettangolare è quella che si usa. Quando avete una trave incastrata con una forza F applicata qui, con una certa lunghezza L, voi sapete bene che il momento flettente è di tipo triangolare. A seconda della convenzione del segno, il momento flettente sarà fatto in questo modo, per esempio. Tese, fibre compresse a seconda della convenzione che avete avuto. Cioè il momento massimo sta qui e anche la sigma massima sta in questo punto. Qui il momento all'estremità è nullo, la sigma non c'è. Quindi significa che tutto il materiale che sta da questo lato, che si sta avvicinando alla fine della trave, non partecipa alla resistenza della trave. Perché la resistenza massima io ce l'ho ovviamente dove ho il carico massimo all'incastro. E lì il materiale mi serve. Tutto il materiale che sta qui non mi serve. Allora si cerca di realizzare un sistema che si chiama trave ad uniforme resistenza. Che vuol dire? Io so che la sigma per una sezione rettangolare è data da 6 carico F per L, che è la lunghezza, diviso di H al quadrato. In questo punto è così. Ma se io vado a considerare, parto da qui, questo per me è il mio 0, c'è una x che va in questo modo e arrivo fino a questo punto qui, questa è di coordinata x, il carico sarà sigma uguale a 6 f per x di h al quadrato. Questa è la sigma della trave, più piccola rispetto a questa, perché è più piccola questa distanza, è più piccolo il momento in questo punto rispetto a questo punto. Allora l'idea di fare la trave uniforme resistenza è questa: io voglio che la sigma che si sviluppi sulla sezione sia sempre la stessa. Se questo è diventato più piccolo, per avere lo stesso valore che ho qui, dovrò ridurre in qualche modo il denominatore per ottenere lo stesso valore che ho qui. Per cui posso fare la sezione più piccola fondamentalmente, questo. Quindi posso o rimpicciolire B, o rimpicciolire H, o rimpicciolire entrambi. L'idea quindi è quella di avere una sigma massima, io so che la massima ce l'ho qui, la voglio costante. Per essere costante, dato che questo dipende dalla sezione, significa che man mano che mi sposto verso destra, la mia sezione deve diventare più piccola. Questo è chiamato, questo tipo di approccio, trave uniforme resistenza. Sulla sezione quadrata, e qui vi faccio vedere poi le formule della sezione quadrata, quindi
in un generico punto x, questa espressione qui, è funzione di x, perché dovendo ridurre anche la geometria, sia anche b ed h saranno funzioni di x, perché man mano che x si riduce, b ed h tendono a 0. Quando sto all'incastro, b e h sono sulla sezione massima. Li posso chiamare, questi li chiamo b0 e h0 per dire che sto all'incastro. Bene, questi sono b e h generici e sono funzione di x. Quindi il z è stato portato sotto, ma cambia poco. Va bene? Quindi, poiché io voglio eguagliare questi due, posso scrivere questa relazione qua, cioè questa nella generica coordinata x è uguale a quella all'incastro. Il 6 e il 6 li posso semplificare, il carico P e il carico P li posso semplificare, mi resta soltanto questa espressione qui. Cioè, nel generico punto x, la sezione b per h al quadrato deve essere uguale a x stesso diviso la lunghezza l per la sezione all'incastro bh all'incastro, per i valori di b e di h all'incastro. Va bene? Quindi, siccome io posso o variare entrambi oppure variare soltanto b tenendo fisso h, che è quello che si fa generalmente con le palestre, quello che si fa, si fissa B e si varia H, per esempio, viceversa. Quindi io posso fisso uno e tengo fermo l'altro. Se faccio questo, per esempio, se fisso B H, scusatemi, per me H è H0, quello iniziale, mettete qui H0, questo si semplifica, va bene? Significa che la mia BX sarà uguale alla coordinata X diviso L per B0. Se faccio il contrario, fisso B e faccio variare H, quindi questo qui per me è B0, questo e questo si semplificano, la mia nuova H sarà la radice di X su L per H con 0. Va bene? Chiaro? Quindi questo mi serve per calcolare. Questa si è ottenuto fisso H, per me è H con 0. Questo si è ottenuto fisso B, per calcolare il valore della sezione alla coordinata x. Se opero in questo modo, alla fine la trave che mi viene fuori è questa, che però non la posso utilizzare direttamente sul veicolo. Voi non avete visto la palestra fatta a triangolo in questo modo. Chiaro? Devo trovare un criterio costruttivo leggermente diverso. Questo è il concetto base, trava ad uniforme resistenza. Se io vado a vedere la sigma generata dal momento flettente è uguale sia all'incastro sia man mano che mi sposto. Ovviamente qui ho una condizione singolare, quindi non la posso utilizzare, per cui voi la vedrete tagliata a un certo punto questa figura. Adesso vediamo come. Quindi le relazioni fondamentali per il dimensionamento della molla a palestra sono queste due. Questa la conoscete, questa da dove deriva? La freccia della trave incastrata a pressione, l'abbiamo scritta ieri, ricordate? Con una sola variazione. E qui non metto una sezione generica, ma devo mettere la sezione all'incastro perché lì dove è il massimo. Vedete? E questo è l'abbassamento, la freccia. Che cos'è questa? Tutto questo termine? P per un valore costante, per F per la rigidezza della bolla, esattamente. Mezzo punto in più alle persone. No, effettivamente sì, così. Cercate di seguirmi, fate bene a rispondere, voglio che rispondiate perché così vi abituate a ragionare. Questa è proprio quella voce K, P uguale K per F. Va bene? Torniamo al discorso che facevo prima. Non posso usare la trave triangolare
devo utilizzare un sistema diverso. Facciamo come si fa. Vediamo come si fa, scusate. Allora, non potendo utilizzare direttamente questa, taglio a un certo punto la mia trave, uso cioè una base trapezoidale invece che triangolare, in cui ho una larghezza base all'incastro con B0 indicata e una con B1, quindi ho questa striscia. La rigidezza totale è data dalla somma della trave triangolare più la trave rettilinea. Questa è la rigidezza totale della molla, perché ho una molla triangolare e una molla rettangolare, quindi sto sommando le rigidezze. Come si costruisce la molla balestra? Taglio tante strisce rettangolari di lunghezze diverse, li metto una sull'altra e ho costruito la molla balestra. Va bene? Vedete, la sezione qui all'incastro è la stessa di questa. La sezione è identica. Quindi questa è quasi una trave uniforme resistenza, perché chiaramente ho degli intervalli. In più ho un vantaggio che nel calcolo non compare, il fatto che le lamine così sono apposte hanno anche attrito tra di loro. Quindi in realtà reggono ancora meglio la sigma generata dal momento flettente. Ovviamente questo è lo schema base. Nella realtà dei fatti io non posso installare questo. E perché la faccio così anche? Perché sennò io potrei fare. Perché mi sto... Forse questo mi è sfuggito di dirvelo prima, ve lo dico adesso. Perché io sto facendo questa e non prendo, per esempio, tutta la trave fino a qua? Resisterebbe di più, maggiore rigidezza, perché questo comporterebbe tutta questa parte qua maggior peso sulla struttura, completamente inutile. E siccome queste sono installate sul veicolo in movimento, immaginate 20 carri ferroviari in cui avete tolto tutti questi volumi di acciaio, il peso che voi avete tolto dal mezzo è di notevole entità. La costruzione poi finale della molla balestra è di questo tipo. Parto da quella configurazione, come vi dicevo, noi abbiamo considerato metà molla, abbiamo lavorato su metà molla, supponendo l'incastrata, ma in realtà potete ragionare anche in questo modo. Per avere la stessa, anziché fare più larga quella, costruisco questa cosa, qui dopo la freccia più grande, ovviamente la molla è più compatta, questa è la molla finale montata. Qui viene vincolata agli estremi, poi qui c'è un qualcosa che lo tiene a pacchetto e viene vincolato anche allo chassis, cioè al telaio, in qualche modo, e questo serve a tenere i pesi e alle funzioni di ammortizzatore. Poi vi faccio vedere alcuni esempi di montaggio tra poco. Quindi nel dimensionamento a balestra, e lo vedremo attraverso gli esercizi, soltanto queste due formule sono fondamentali, perché una vi dà la rigidezza e una vi dà la sigma. Generalmente quando progettate la molla balestra si fa un'assunzione o sull'altezza o sulla larghezza. Ci sono anche delle normative che vi forniscono in funzione degli acciai che state utilizzando o dei carichi massimi che dovete sopportare, vi danno qual è questa larghezza base. Su quella larghezza base si costruisce poi la molla balestra.